Buongiorno a tutti. Oggi vi parlerò di come qualche piccolo accorgimento possa migliorare il vostro home office rendendolo un ambiente che vi aiuta a rimanere motivati. È un argomento molto attuale perché in questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus tutti quelli che ne hanno la possibilità devono lavorare in modalità smart working. Smart working? Credo comunque che anche finito questo periodo molte aziende continueranno ad adottarlo. Per questo penso che sia davvero importante avere una postazione di lavoro a casa che ci aiuti a rimanere concentrati e focalizzati nell'arco della giornata. Dal punto di vista del design ci sono infinite possibilità. Solo negli ultimi mesi ho progettato tre diversi home office. Il primo è stato per un loft ricavato da un laboratorio. In questo caso non c'era bisogno di una postazione elaborata, ma bastava solamente una scrivania da abbinare al resto dell'arredamento perché questo appartamento verrà utilizzato soprattutto per affitti brevi. Per questa mansarda di vita zona notte, invece, ho progettato, grazie alla linea di ottica altamente personalizzabile, una zona scrittoio un po' più elaborata. Ovviamente lo stile ha dovuto adeguarsi al mood del resto dell'ambiente che doveva essere rilassante. In quest'ultimo caso, invece, il proprietario aveva bisogno di un'intera stanza dedicata al suo ufficio di casa, sia per questioni di spazio che per poter rimanere più concentrato durante il lavoro. In ogni caso che si tratti di un piccolo angolino che andrete a ricavare da un altro ambiente di casa vostra o di un'intera stanza dedicata, ci sono alcune regole di base da adottare per semplificarvi la vita. Il mio primo consiglio è quello di posizionare la vostra postazione in una zona luminosa. La luce naturale infatti aiuta a rimanere di buon umore e sicuramente ci trasmette positività e più creatività. L'ideale sarebbe avere la luce frontale rispetto a noi o anche laterale. Sarebbe invece meglio evitare di avere la luce proprio alle spalle perché si rischia di avere dei riflessi fastidiosi sullo schermo del computer. Se non avete la possibilità di mettere la vostra scrivania in una zona luminosa, allora vi consiglio di aggiungere qualche specchio per ottenere un po' di rimbalzi di luce e soprattutto di mettere diverse lampade per avere un'ottima luce artificiale che tra l'altro torna utile anche alla sera. Se non potete proprio mettere la vostra postazione di lavoro in una zona in cui ci sia una finestra, allora vi suggerisco di appendere dei poster e delle fotografie con paesaggi che vi ispirino. In questo modo vi sembrerà comunque di avere un contatto col mondo esterno. Il mio consiglio numero 2 è quello di personalizzare il più possibile il vostro home office. Ritengo che questa regola sia valida anche per la postazione che avete nel vostro ufficio, però in casa sicuramente vi potete sbizzarrire senza paura. In questo periodo mi sono ritagliata anche io un po' di tempo libero per dedicarmi alla mia piccola zona di lavoro di casa. In realtà io lavoro in più zone della casa e soprattutto per me, essendo una libera professionista, non ha veramente molto senso parlare di smart working perché sono abituata già normalmente a lavorare non solo dal mio ufficio ma anche da bar, ristoranti piuttosto che dalla barca d'estate. Però in ogni caso mi serviva una piccola libreria in cui andare a riporre il computer portatile, la stampante ed altri oggetti che era comodo per me avere a casa e non in ufficio. Come potete vedere basta veramente pochissimo per passare da un ambiente un po' sterile a qualcosa che parli di voi e sicuramente avere qualcosa che vi mette a vostro agio sarà anche utile per essere più produttivi durante la vostra giornata di lavoro. Il mio consiglio numero 3. Se avete visto gli altri miei video, probabilmente lo avrete già intuito. Piante! Sono convinta che anche nel vostro ufficio, sia quello casalingo che quello abituale, sia utilissimo avere un po' di verde. Intanto perché le piante purificano l'aria e poi perché avere un piccolo contatto con la natura non può far altro che renderci un po' più creativi e ispirati. Il mio consiglio numero 4 è quello di avere uno spazio per mettere via tutto. Avere una postazione di lavoro disordinata è qualcosa che fa perdere la concentrazione. Se in più la scrivania si trova nella nostra casa, tutto il resto dell'ambiente potrebbe risultare un po' tratandato. Quindi via libera scatole, portafaldoni, portariviste e organizer vari, purché rispecchino il vostro stile personale. Vi consiglio anche di avere uno spazio in cui poter mettere tutto quello che non ha una vera e propria collocazione. Io ad esempio utilizzo questo puff contenitore in cui mettere via tutto quello che non voglio avere in vista, come ad esempio i fogli della stampante, e devo dire che è davvero molto comodo. Tra l'altro per la mia piccola zona di lavoro di casa non volevo avere
una vera e propria sedia da ufficio e questo puff è comodo perché posso spostarlo e metterlo in un angolo e così è davvero molto poco ingombrante. Consiglio numero 5. Utilizzate delle bacheche o delle lavagne. Ad esempio nella mia piccola libreria che utilizzo come postazione di lavoro c'è una bacheca di sughero. È molto utile secondo me infatti avere delle zone in cui appendere tutte le note che volete tenere in vista. Se poi avete una lavagna magnetica potete anche andare a disegnarvi un calendario che cambierete ogni mese in cui tenere traccia di tutto quello che state facendo. Questo sicuramente, anche se siete a casa, vi aiuterà ad essere più organizzati. Il consiglio numero 6 è quello di munirvi di accessori che vi semplifichino la vita. I miei must have sono...